ha lavorato bene. Ci vediamo fuori. Un nemico dentro il suo show, quando non se l'aspetta nessuno, né Berlusconi né il Pala Sharp, che dalle 3 del pomeriggio canta "Chi non salta, comunista è". Il contestatore esce allo scoperto a metà del discorso del premier. Berlusconi si interrompe, si volta alla sua sinistra. Ci vediamo fuori. No, non perché faccio così, perché ormai no. No, ma perché le spiego, va bene? L'uomo è di poco più giovane di Berlusconi. È uno dei contestatori abituali del premier. Si chiama Vincenzo Michelini, ha 70 anni. Ogni lunedì è fuori dal tribunale nel gruppetto che fa il controcanto ai fan del Presidente del Consiglio. Stavolta sbotta quando Berlusconi parla di pensioni, si alza in piedi, urla, si sbraccia, il Pala Sharp lo punta, fischia. Il Premier prima calma i suoi, poi chiama un uomo della scorta. Non date anche questa volta la dimostrazione di come siate e quanto siate illiberali. Allora, riprendiamo, prego gli uomini di provvedere. Interviene la polizia, trascinano di peso l'uomo dietro il palco, lui resiste, vola qualche calcio. Non tutti capiscono quello che sta succedendo. Nel parapiglia il servizio d'ordine scambia un giornalista di Exit con un contestatore, lo portano fuori fino a quando non si capisce l'equivoco e il cronista rientra tra le scuse degli agenti. La contestazione è acido sulla convention americana, una riconsacrazione del Pala Sharp al PDL dopo il pomeriggio di febbraio con Eco e Saviano. Prima si era visto un po' di tutto, la russa che leggeva i versi di "O mia bella Madunina" insieme ai Vazzanicchi, soprattutto Letizia Moratti scatenata che ballava "Viva la mamma" di Bennato. Berlusconi, in odore di scudetto, aveva usato parole dolci anche per l'Inter. Poi la contestazione e la scena da saloon, un brutto segnale mentre comincia l'ultima settimana di campagna elettorale.